Presidente, era doveroso presentare la squadra alla città, stasera c'è anche una discreta cornice di pubblico a Piazza del Corso. Credo che io l'ho voluto fortemente io, proprio perché è giusto che questa società, nata 2 mesi fa, l'8 luglio, si presentasse alla città in maniera da essere apprezzata per quello sforzo che stiamo facendo tutti quanti insieme, avendo modificato in corso i nostri programmi per quello che si è determinato con il vuoto per la scomparsa del calcio a Nocera, e quindi noi ci siamo proposti, diciamo, per riportare credibilità e visibilità a una città e a una piazza che merita qualcosa in più. Speriamo che il gruppo che abbiamo costruito da un punto di vista degli atleti che abbiamo immesso nella nostra rosa possa rispondere alle esigenze di questa piazza e agli obiettivi che speriamo ci siamo proposti di lottare per al vertice. Quindi il nostro è un augurio importante ed era giusto che si facesse questa presentazione anche per fare un appello alla città, per farci conoscere, anche se non ci chiamiamo Nocerina. Però io dico una cosa, si chiama SD Città di Nocera, ma credo che si possa leggere tranquillamente come Nocerina. Che cosa si aspetta dai tifosi, soprattutto da quelli che stasera non sono qui? Io infatti voglio fare un appello ai tifosi, perché lo so che c'è tanto scetticismo, c'è un po' di diffidenza nei nostri confronti, però credo che la nostra storia sia una testimonianza reale di quella che è la passione che abbiamo verso i colori rossoneri, che sono i colori di questa società, come anche verso il simbolo che abbiamo voluto immettere nel nostro scudetto, quel molosso che credo che, come altre società hanno sicuramente nel loro stemma chi la zebra, chi il ciuccio, noi abbiamo un molosso che credo rispetto agli altri ci siamo guadagnati sul campo, perché l'appellativo che ci è stato dato è per le caratteristiche che i nostri calciatori hanno sempre avuto, e che ho chiesto anche ai nuovi calciatori che sono oggi con noi di tenere presente quello spirito, e glielo feci, ho fatto questo discorso nel prepartita con la Rocchese, che è stato il nostro primo impegno ufficiale come ASD Città di Nocera, e a cui i ragazzi penso che hanno risposto alla grande, e mi auguro che quel risultato e il modo in cui la squadra si è espressa sia foriero di risultati positivi a cominciare già da domenica. C'è un bel pezzo di persone, siamo contenti di questa accoglienza. Sarà a noi domenica fare una grande partita per portare allo stadio più persone. Premesse ottime questo 6-1 di Coppa Italia contro la Rocchese, che dà tanta fiducia alla squadra. Sì, sicuramente queste vittorie fanno morale, però il campionato è un'altra cosa. Contro la Nocerina tutti vogliono fare bella figura, quindi per noi ogni partita sarà una battaglia, una guerra, perché, ripeto, contro la Nocerina verranno agguerriti. Da capitano, un appello ai tifosi di accorrere in massa allo stadio e a seguirvi in questo campionato che è ormai alle porte. Sicuramente noi speriamo che il pubblico venga numeroso allo stadio, ma spetterà a noi farli riinnamorare della Nocerina.